sapete che ci sono tanti leghisti neri in questo paese che non vogliono farsi veramente magari individuare, oppure che convintamente sono leghisti e votano la Lega? Un nero in prima pagina sulla Padania, mano nella mano col segretario della Lega, giornalisticamente è una notizia, come l'uomo che morde il cane, razza Doberman. Matteo Salvini lancia la manifestazione di Milano fra 2 settimane contro Mare Nostrum e l'immigrazione clandestina e promuove nello Stato Maggiore del partito un nigeriano trapiantato a Bergamo da quasi 40 anni e iscritto alla Lega da 21, Tony Iwobi. Ex spazzino ed ex manovale, imprenditore informatico, nuovo capo del Dipartimento Immigrazione e Sicurezza del Carroccio. Mi chiami negro? Negro per definizione in latino vuol dire nero. Niger in bergamasco vuol dire nero. Che Niger bergamasco, che Niger leghista, che ben venga, grazie. Salvini, alleato all'Europarlamento con Marine Le Pen, sta guidando il partito sempre più verso destra e fuori dai confini della Padania. Iwobi, come si dice a Roma, dove il segretario è riuscito a fare eleggere Borghezio, sta come il cacio sui maccheroni per dimostrare che la Lega non è razzista. Aiutiamoli a casa loro, insieme a Stop Invasione, è l'altro slogan pronto per la manifestazione di Milano. Un'operazione di cosmesi non facile, data la lunga storia di scivolate razziste di generali e colonnelli leghisti. Ecco cosa aveva detto Salvini solo pochi mesi fa a Padova al congresso della sua elezione a segretario. Abbiamo fatto per una vita i camionisti e gli infermieri. Abbiamo disimparato? No, è chiaro che se mi arriva il primo bru-bru che mi viene pagato la metà, è chiaro che io non posso competere. Il primo a tracciare il solco ovviamente era stato Umberto Bossi. Nel 2003, per citarne una, polemizzò col prefetto di Milano e disse a Radio Padania che le casse si danno ai lombardi e non al primo bingo bongo che arriva. Un'espressione aggiornata al tempo del bunga bunga dal campione delle scivolate razziste della Lega, proprio Borghezio, che così commentò la nomina a ministro della Chienghe. Buona Padania, perché con questo governo viene veramente voglia a chiunque di cosa? Fuggire dall'Italia. Addirittura, perché? Il governo del bonga bonga. Come governo del bonga bonga? Ebbene, con un governo di questo genere, abbiate pazienza, questa non si è ancora insediata la sì. Casalinga di Modena e dice che già deve cambiare le leggi sulla cittadinanza. La Chienghe, si sa, ha fatto la collezione di insulti razziali da parte dei leghisti fra stupri, scimmie e banane. Calderoli è sotto processo proprio a Bergamo per razzismo per quello che disse in un comizio a Treviglio. E rispetto al ministro King, veramente voglio dirgli, io sono anche un amante degli animali, per l'amor del cielo. Ho avuto le tigri, però quando vedo uscire delle, non dico che, delle sembianze d'oranghi, mi resto ancora sconvolto. Dopo la laurea albanese del Trota, il dirigente afro-bergamasco, Iwobi, è destinato a far impazzire la sinistra, ha scritto oggi La Padania.